Come vedete, oggi vi parlerò di del manga di Dragon Ball Super, disegni di Toyotaro, storia di Akira Toriyama, pubblicato in Italia dall'edizione Star Comics. Ovviamente tutti i diritti sono degli aventi di diritto, lo potete trovare sia in edicola che in fumetteria. Cosa dire di questo manga? Che è un riassunto, rispetto a Setiu è un riassunto, anche molto stretto, proprio perché io considero il riassunto, i disegni sono interessanti, la storia comunque la si capisce, però comunque se uno ha visto le anime lo capisce che è un riassunto. Io non dico che il manga deve seguire la storia delle anime, perché sennò sarebbe noioso, però nel manga le parti più divertenti delle anime sono state saltate, le parti più emozionanti sono state saltate. Non voglio fare spoiler per chi non ha visto le anime, però molte delle parti interessanti, belle, divertenti delle anime qui sono completamente saltate. Quindi ti sembra quasi vedere un riassunto, è come se ci sono tanti youtuber che fanno riassunti, tu leggessi un riassunto, invece di guardarti la serie tu ti guardi il riassunto di, non so, Stefano Piff, Mr. Massi, Dieta Eri, oppure tu sentissi gli assunti che fa Cavani Platone, che fa il riassunto della puntata della settimana. Per questo io non lo consiglio a tutti. Il manga di Dragon Ball Super consiglio solo o se non hai visto l'anime, oppure consiglio se prima leggi il manga e poi vedi l'anime, allora sì. Però se hai già visto l'anime non è che ti piaccia più di tanto, e ne parlo da appassionato di Dragon Ball, perché ho visto queste tre serie. Ho la prima edizione italiana di manga di Dragon Ball. Ovviamente non ho le altre stampe perché mi sembrava inutile. Voi direte, ma nell'ultima edizione c'è il nuovo finale di Dragon Ball, ma consiste in una pagina, e io non vado a spendere 4,50 per una pagina. E quindi io quel finale l'ho guardato su internet. Voi direte, ma tu che più di una volta ha detto di non guardare i manga su internet, ma di preferirli in versione cartacea, perché hai fatto semplicemente per un fattore per curiosità e per risparmio, perché io non mi posso permettere di spendere 4,50 per una pagina. Beh, cosa altro dirvi? A parte che i disegni sono fatti bene e la storia un po' la si conosce, che vi consiglio di andare in edicola o comprare online sul sito della Star Comics. Bene, vi saluto, vi invito a vedere il mio prossimo video, che parlerò di un altro manga. E per chiudere, a quelle due persone che so che mi seguono e che mi criticano sulla mia pagina Anime in Azione con messaggio privato: io da questi video non ci guadagno niente, non monetizzo i miei video, quindi è inutile che mi pietiate. Più volte tu ti fai ricco quei video, tu
fai pirateria perché nei tuoi video mostri la sua copertina, non è pirateria, non è, anche se mi mettessi, tornassi a mettere le canzoni all'inizio del video e alla fine del video, non sarebbe pirateria perché le canzoni io regolarmente comprate sui vari store che ci sono online, e i manga io regolarmente comprati. Bene, vi saluto e alla prossima. State bene?